L'Europa sfida il G20 sui temi del protezionismo e dell'immigrazione clandestina. All'apertura del vertice di Amburgo venerdì, i presidenti delle istituzioni europee hanno usato parole forti per spronare i leader mondiali a prendere misure efficaci per contrastare il traffico di migranti, come ha affermato Donald Tusk. Propongo a tutti i leader del G20 di perseguire sanzioni mirate contro i trafficanti. Con questo intendo il congelamento dei beni e i divieti di viaggio. Se non lo faremo, sarà una prova dell'ipocrisia di alcuni membri del G20. Dall'immigrazione alla sicurezza, l'Unione Europea punta a ottenere l'unità dei governi su problemi comuni e accoglie con speranza le parole di Trump, che a Varsavia giovedì ha rinnovato il suo impegno verso gli alleati transatlantici. Da molto tempo aspettavamo di ascoltare queste parole da parte del presidente Trump, ma la domanda che sorge è se si tratti di un caso o di una nuova politica. Tuttavia rimangono divergenze tra Washington e Bruxelles sulle importazioni di acciaio. Il presidente Juncker non intende cedere al protezionismo americano. Se gli Stati Uniti imporranno tariffe punitive sulle importazioni di acciaio, l'Unione Europea è pronta a reagire in modo immediato e adeguato. Per la cancelliera tedesca in questo vertice saranno necessari compromessi per trovare soluzioni comuni.